Buonasera, ben ritrovati ad A Tutto Campo. L'altra settimana l'avevamo detto quasi per scherzo, ricordando, no, quello che era accaduto proprio nel recupero di Pistoiese-Arezzo, con l'Arezzo raggiunto dopo il gol di Betancourt dalla rovesciata di Bari nel recupero, e incredibilmente, anche se non con una rovesciata, è finita allo stesso modo. Pistoiese-Arezzo è una gara che spesso finisce in parità, così come Cremona è uno stadio che diciamo per l'Arezzo fa venire un po' le streghe. Anche il campo di Pistoia, insomma, storicamente il segno X è molto probabile, anche se l'Arezzo ieri ci ha messo molto del suo in una giornata complessivamente a livello di prestazione abbastanza negativa. L'Arezzo si era comunque trovato in vantaggio con la gemma di Grossi, ed è davvero un peccato questi due punti buttati via. Ne parliamo con Andrea Lanzi, bentornato Andrea. Buonasera, buonasera. E Matteo Marzotti, che ovviamente ritorna con noi, ieri era a Pistoia. Allora, prima di sentire Sottili, Andrea, che cosa ti ha dato più fastidio? Immagino il gol o anche altri atteggiamenti, o comunque come è stata gestita la partita? Beh, tutto sommato, cioè, era da aspettarsi una partita difficile, perché loro erano una classifica abbastanza, diciamo, triste, e credo che la partita era un po' bloccata, ma era prevedibile. Dispiace, perché per l'ennesima volta l'Arezzo era passato in vantaggio e ha sciupato questi tre punti che erano fondamentali, anche se, parliamoci chiaro, le due squadre che ci precedono evidentemente hanno qualcosa in più dell'Arezzo, perché stanno volando, anche se l'Alessandria ha pareggiato. Però, insomma, credo che la classifica sia chiara in questo momento. Una Cremonese che poi ora segna anche con ancora più di prima, ieri diversi gol. La sorpresa, ecco, di ieri è stato questo risultato della Racing Roma, che per poco non batte l'Alessandria, che si è salvata proprio nel finale. Matteo, ci si aspettava, dopo anche il convincente successo su Renate, diciamo una prestazione un po' migliore? Comunque l'Arezzo ha concesso diverse occasioni alla Pistoiese. Sì, non è stata assolutamente una partita bella, anche se la Pistoiese sicuramente ha creato qualche pericolo in più. Fra le cose che secondo me hanno pesato, e dimostrano anche il fatto che l'Arezzo, visto che è quasi a un terzo del campionato, lotta per il terzo posto, vuol dire che comunque a questa squadra manca qualcosa, ci sono dei limiti che possono essere sia mentali che anche strutturali in questa squadra, al di là del fatto delle squalifiche, perché poi ieri ho sentito qualcuno che diceva magari quest'Arezzo con due punte avrebbe giocato in maniera diversa. Due punte non ci sono se manca Moscardelli in questa squadra. È anche vero che è un Arezzo che non tanto sul piano atletico quanto sul piano fisico ieri ha fatto fatica su un campo che non era sicuramente allentato, però era bagnato. Spesso abbiamo un po' sofferto sia su palla aerea, e quella non è una novità che l'Arezzo soffre su palle alte, però ha anche sofferto magari su quelli che sono i non tanti centimetri quanto i chili che magari avevano determinati giocatori della Pistoiese. Ieri è stata una partita che, dalla quale l'Arezzo, più che ridimensionato, secondo me ne esce con la sua dimensione giusta in questo frangente. In questo frangente vuol dire che quest'Arezzo non può lottare per le primissime posizioni, ma che comunque ha alzato l'asticella per entrare nei playoff in una posizione di tutto rispetto, in questo senso. D'altronde avevano parlato di alzare l'asticella senza specificare quanto è alta questa asticella, quindi rispetto all'anno scorso effettivamente questa asticella è stata alzata. Allora, sentiamo un Sottili chiaramente amareggiato proprio nell'intervista di Matteo Marzotti. Mi fa arrabbiare, perché a 30 secondi dalla fine, quando comunque dopo il gol eravamo stati attenti, soffrendo, non riuscendo magari a più appungere in contropiede, però eravamo stati lì sul pezzo, ordinati. Vedere un giocatore avversario colpire da solo dentro l'area di rigore un cross dall'esterno, sinceramente mi ha lasciato tanto amaro in bocca. Questo mi dispiace, perché dobbiamo cominciare ad avere anche la capacità di portare a casa le partite, quelle sporche, dove non puoi pensare di portare a casa i tre punti solo ed esclusivamente quando
stradomini l'avversario, come ci è successo più di qualche volta quest'anno. Rammarico tanto nella consapevolezza che non sia stata una prestazione brillantissima. Manca un pochettino più di attenzione, un pochettino più di malizia, manca l'hai portata in fondo a Livorno in 9, l'avevi portata altre volte, eri riuscito a tenere botta, è stata magari forse anche una casualità, ma così mi dà noia. L'avrei accettata in maniera diversa se fosse arrivato un tiro da 30 metri o fosse arrivata una deviazione che avesse magari ingannato Benassi. Così mi dà noia e anche, ho anche la necessità di rivederla, perché secondo me se c'è stato il primo errore è stato probabilmente un'uscita affrettata sulla loro destra, sulla nostra sinistra, e poteva essere gestita un pochettino meglio. Però ripeto, far colpire un avversario quando manca 30 secondi alla fine, far colpire un avversario da solo dentro l'area di rigore, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Poteva essere un bel passo in avanti, no? Riuscire a portare a casa i 3 punti soffrendo. Non hai avuto forse l'impressione che l'Arezzo abbia avuto qualche difficoltà sul piano fisico, non dico atletico, però fisico, nel fronteggiare i loro giocatori, quelli della Pistoiese, soprattutto nei contrasti, visto anche il campo? Ma noi ci ha messo un po' in difficoltà Colombo quando andavano a buttare queste palle alte, perché non è che mette in difficoltà solo noi. Io ho visto le ultime 3 partite della Pistoiese, contro Colombo di testa non la prendevano neanche quelli dell'Alessandria. E insomma, Piccolo e Gozzi non sono 2 difensori centrali piccolini, sono 2 difensori centrali che l'anno scorso giocavano titolari in Serie B. Questo un pochettino l'abbiamo sofferto, però abbiamo lavorato anche fino a quel momento lì abbastanza bene sulle coperture preventive. Non è che hanno tirato 30 volte in porta avendo chissà quante occasioni. Mettere dentro Dembà alla fine, metterlo a protezione davanti ai 2 difensori centrali era proprio per quello, perché ormai a quel punto lì, quando mancavano 4-5 minuti, non cercavano più di giocare da dietro, ma cercavano solo di trovare Colombo e trovarlo con questi palloni lunghi. Purtroppo è arrivato un cross dall'esterno, è andato a colpire da solo un avversario sul secondo palo. Sul discorso contrasti a terra, contrasti con i piedi, non mi sembra ci sia stato equilibrio da parte di tutte e due le squadre. Qualche volta l'abbiamo vinti noi, qualche volta l'ha vinti la Pistoiese. Mentre sul discorso del gioco aereo, ti ripeto, ci sono avversari che hanno struttura fisica, che hanno tempismo e che hanno delle qualità che possono anche mettere in difficoltà gli avversari. Non è che ha messo in difficoltà solo esclusivamente l'Arezzo, ma ha messo in difficoltà tutte le squadre con le quali ci ha giocato contro. E Andrea dice Sottili, no, avrei preferito un gol dalla distanza, un ero gol piuttosto che prendere gol così. Una Pistoiese che, tra l'altro, lo dicevamo anche la scorsa settimana, c'era qui Luca Canischi che faceva questa riflessione, diceva è una squadra che perde poco, ha vinto una volta sola, ma perde poco, ne aveva perse solo 4, e quindi è una squadra evidentemente che ti imbriglia un po'. Sì, era una partita, diciamo, che era anche un po' a rischio, perché io, per esempio, l'allenatore della Pistoiese, secondo me, è un buon allenatore che studia bene le partite. Sottili ha fatto, diciamo, delle affermazioni che sì, comprensibili, dopodiché bisogna anche essere, diciamo, bravi tatticamente a far cambiare le partite. Cioè, si vedeva benissimo che Remondina aveva studiato bene l'Arezzo, perché nelle fasce noi siamo stati praticamente nulli rispetto allo standard che abbiamo. Yanga era continuamente raddoppiato. L'unica azione decente di Arcidiacono è quella che poi ha portato alla punizione del vantaggio dell'Arezzo,
e magari bisognerebbe essere un pochino più bravi nel cambiare gioco, per esempio accentrando un po' queste ali che di solito stanno nelle fasce, perché Sottili spesso gli cambia di posizione. Ecco, magari se si vedesse anche che il giocatore un po' si accentra, viene a prendere la palla in una parte del campo un po' diversa, credo che qualche azione da gol si vedeva. Io non credo che si possa essere contenti della partita di ieri. È chiaro che il risultato l'avremmo preso volentieri, però c'è un paio di azioni da rivedere, non lo so, anche il primo gol, il gol annullato della Pistoiese, non so se era veramente da annullare. Quindi è stata una delle peggiori partite che ha fatto l'Arezzo quest'anno. Sì, ora tra poco vedremo come nasce il gol della Pistoiese. Rivedendoli anche coi fermi immagine, mi sembra che c'erano tutti e due i fuorigioco, credo la decisione sia stata giusta. Io ho un dubbio sul primo gol, perché c'era Arcidiacono, sì, che era un pochino, diciamo, che stava recuperando la posizione, però questo... Allora, vi faccio vedere, questo perché è interessante, questo è il gol della Pistoiese, che siamo al 91esimo. Allora, guardate... quando parte questo lancio sulla destra, la difesa dell'Arezzo è piazzata, sono tutti, sì, e quattro in linea, quindi piazzamento in questo caso va bene. Se vediamo come si sviluppa l'azione, allora qui all'esterno esce, ecco, Muscat si sgancia dai quattro e va a tentare di contrastare, a prendere il portatore di palla. E che cosa succede? Che poi c'è un buco in mezzo, perché l'azione continua a svilupparsi. Muscat, vedete dov'è? È lì al limite dell'area. Sì, ma c'è anche la Luciani che è, non so dov'è, anche lui è fuori posizione. No, Luciani va bene, fa la diagonale, sì, difensiva. Semmai Beazzotti che non ha Beazzotti, dato. Esatto. Perché che anche su questo, cioè, parliamo chiaro, va bene che quando a un quarto d'ora alla fine gli esterni hanno lavorato tanto, però a me sembra che invece Arcidiacono in tutti i momenti della partita lo vediamo recuperare, cioè se si deve mettere un giocatore fresco che poi non segue l'uomo in questo modo a 15 secondi dalla fine, pensando che ancora si può fare il secondo o il terzo gol, ecco. Sottili ha parlato di problemi nella fascia sinistra, io credo che questo gol sia, diciamo, una disattenzione dell'esterno alto destro che non è sceso a difendere un risultato che ormai doveva essere acquisito. Eh sì, questo, insomma, lasciare completamente solo... Ma anche perché pochi minuti prima c'era stato Sottili, aveva richiamato Beazzotti perché si era spinto avanti, anziché perdere tempo insieme a Polidori aveva cercato l'allungo personale che non serviva a nulla. In questo frangente qui, giustamente, come è stato detto, Muscat ha fatto bene a uscire... Luciani ha fatto una diagonale perfetta, è mancato però e tra l'altro va anche detto che l'Arezzo in quel momento non è che si era spinta avanti e c'era il contropiede della Pistoiese. Sul rinvio di Benassi non abbiamo preso palla, quindi l'esterno non è che era super che aveva attaccato, sì, era super che era salito troppo. Ecco, certo, un giocatore comunque che anche che cercava spazio, no? Cercava, dopo che aveva iniziato a titolare, ha segnato il primo gol della stagione, è un peccato, no? Che... Secondo me è un errore dettato dal fatto della voglia troppa, dalla troppa voglia di fare, al di là del fatto che poi alla fine ha questo score comunque invidiabile Luciani, scusate Beazzotti, due partite da titolare, due gol, però è una voglia di voler emergere che poi dopo cozza con quello che era l'obiettivo della squadra. Ecco, diceva, dimmi. No, dicevo che quando siamo in vantaggio in un campo difficile come quello della Pistoiese, si fa un cambio sull'esterno, magari ci si raccomanda, ma sicuramente Sottili l'avrà fatto, però ci si raccomanda, cioè il cambio non si fa tanto perché uno è un pochino più stanco, ma certamente anche per migliorare la squadra, forse in fase difensiva. Credo che a livello di caratteristiche sarebbe stato più normale se uno come Arcidiacono, che è un giocatore
prettamente offensivo non avesse fatto questa cosa, invece l'ha fatto Berzotti, che secondo me fra i due è quello un pochino più portato a difendere, ecco, è questa la stranezza un po' della situazione. Matteo diceva questa cosa, che l'ho letta anche in qualche, forse su qualche tifoso che commentava su Amaranto Magazine, di arcidiacono, cioè la sua importanza è più importante in fase difensiva, cioè è molto generoso, viene sempre a dare una mano, e quando esce non è la prima volta che si lasciano scoperte nelle zone. Credo che questo sia dovuto anche a due fattori, uno che dalla parte dove gioca l'arcidiacono, che spesso gioca a destra pur essendo mancino, c'è un Luciani che fino ad oggi ha fatto gli straordinari, e mi stupisco che ancora arriva al 90esimo di ogni partita e non accusa i crampi, perché ha giocato tutte le partite fino ad ora. Dall'altra va detto anche che l'arcidiacono al momento è più incisivo in fase difensiva che non offensiva, anche ieri purtroppo non è riuscito a segnare su un pallone davvero interessante, però se noi andiamo a vedere le partite di arcidiacono contro il Livorno e con la Cremonese prima, è stato determinante nei raddoppi in fase difensiva in questo momento, è un giocatore quindi che si è sacrificato molto in questo periodo, tra l'altro va anche detto questo, che io addirittura pensavo che ieri non giocasse, secondo me anche non ha reso al meglio, qualcuno ha detto a battuta sembrava andasse a tre cilindri arcidiacono, perché ha questo problema all'inguine che lo ha costretto anche con Renate a uscire prima, a fare delle infiltrazioni, quindi tutto sommato insomma c'è anche da considerare questo particolare, ma resta il fatto che fino ad ora sicuramente il voto più alto arcidiacono l'ha preso per la fase difensiva. Vediamo anche il fermo del gol, è un gran gol questo davvero di Grossi, che diciamo riesce a anche rendere anche la sua partita forse meno amara, no? Perché non è stata una grande partita anche la sua. Ma tolto il gol non ho visto altro sinceramente, però sì. non è una critica nei confronti. Ma uno dei tanti. Uno dei tanti. È stata una partita brutta dell'Arezzo, ma forse anche perché la Pistoiese aveva studiato bene l'Arezzo, cioè ci ha bloccato tutte le fonti del gioco, sono state bloccate. La Pistoiese ha fatto il suo, è stata una squadra che ha un allenatore, secondo me uno dei migliori allenatori che c'è nella categoria, perché la conosce bene, e non è uno che si fossilizza in un proprio gioco, anche perché ha avuto sempre squadre, chiamiamole così, dove c'era un pochino da arrangiarsi. Però a me piace molto questo allenatore. Allora, si è parlato molto di rimonte, abbiamo fatto questo calcolo, vediamo un attimo, tra rimonte subite e rimonte fatte, vediamo qual è il conto. Allora, l'Arezzo ha cominciato subito con una rimonta subita, la prima giornata, Arezzo-Como, vantaggio 2-0, finale 2-2, quindi ha perso due punti, poi a Cremona addirittura dallo 0-2 al 3-2, quindi meno 3 all'ottava giornata, Pistoiese-Arezzo di ieri da 0-1 a 1-1 e altri due punti, quindi totale con le rimonte subite meno 7. Vediamo invece le rimonte invece fatte, Carrarese-Arezzo seconda giornata da 1-0 a 1-3 per l'Arezzo, quindi anche qui è un più 3, Arezzo-Siena da 0-1 a 2-1, anche questo è un più 3, Lucchese-Arezzo da 2-0 a 2-2 più 1, Livorno-Arezzo da 1-0 a 1-1 più 1, totale 8 punti, quindi alla fine sono più le rimonte che l'Arezzo ha fatto che quelle che ha subito, che certo sono tanti, 7 punti persi in questo modo, perché fanno però la differenza. Se si guarda le rimonte negli ultimi minuti sicuramente c'è un passivo importante, perché le rimonte che ha fatto l'Arezzo non sono all'ultimo secondo o all'ultimi 5 minuti, tolto mi sembra che il Siena forse. Si cucava molto dalla mezz'ora mi pare, all'ottantesimo, insomma, con la Cremonese oltre all'82esimo si vinceva 2-0, insomma. Sì, diciamo a Cremona e a Pistoia. Ieri mancavano veramente 15 secondi, insomma. E a Cremone ha preso il gol del 3-2. Nei 90 minuti passare in vantaggio o in svantaggio, insomma, ti dà la possibilità di cambiare la partita. Quando subisci la rimonta a 10 secondi dalla fine, la partita è finita. Quindi. Ecco, questa è una squadra, Matteo, che rimonta e si fa rimontare, fa capire, come dicevi tu, no? Che alla fine è una squadra che di solito chi è protagonista di queste dinamiche anche statistiche. È difficile che sia in testa alla classifica, no? È difficile che sia in testa alla classifica, però come ho detto, cioè, secondo me sono limiti sia mentali ma anche strutturali, perché poi dopo alla fine
Se noi andiamo a vedere anche se volevamo cambiare modulo ieri, volevamo cambiare anche determinate caratteristiche dei giocatori, e torniamo lì, se manca Moscardelli, quest'Arezzo c'è una punta sola di ruolo che è Polidori, e meno male che è stata ridotta la squalifica di Moscardelli, perché altrimenti Polidori dovevamo tremare anche se lo avesse preso il raffreddore, voglio dire. In difesa non abbiamo difensori vicino al 1,90 m, abbiamo tutti difensori che sono bravi a scappare, sono bravi a tenere la linea per il fuorigioco, a ripartire, ma non sono difensori che possono stare lì dietro a aspettare i cross, perché non abbiamo dei Marcantoni in difesa. Quindi secondo me, come mi era capitato di dire anche dopo Cremona, ci sono anche dei limiti strutturali. Ciò non toglie che è una buona squadra, che sicuramente per entrare nei playoff dalla porta principale, perché playoff c'entra anche la decima, ce la possiamo fare tranquillamente. Secondo me dal terzo quarto posto c'entriamo con nonchalance. È chiaro che se vuoi lottare primo secondo ti serve qualcosa. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Eccoci tornati, prima di sentire le interviste a Benassi e Grossi, Andrea diceva prima, Matteo, no, dei limiti strutturali, diciamo della mancanza di alternative per fare un ulteriore passo, diciamo un salto di qualità, è un po' questa la differenza, nel senso che alla fine, soprattutto in attacco, non hai tante soluzioni dalla panchina per cambiare la gara, no? Sì, come ruolo sicuramente sì. Dopo, secondo me, nella squadra ci sono giocatori che possono, diciamo, adattarsi a alcune partite. Vedi Arcidiacono, che ha fatto spesso anche la seconda punta nella sua carriera. No, è una squadra che qualche limite di rosa ce l'ha, però è una squadra che tutto sommato rispecchia anche quello che sono le potenzialità che può esprimere, diciamo, la nostra società, anche per questioni di budget, perché credo che l'Alessandria e la Cremonese abbiano speso 3 o 4 volte più dell'Arezzo, insomma, si vede che sono squadre un pochino più strutturate. Se si guarda l'Alessandria, è una squadra che hanno dato anche, diciamo, qualche volta, tipo il big match che c'è stato con la Cremonese, è una squadra che, insomma, è molto offensiva, è una squadra che butta i palloni in avanti, lavora molto, diciamo, su queste palle lunghe, verticalizza, però è una squadra che poi quando mette la palla a terra negli ultimi 30 metri, insomma, si vedono le qualità. Noi stiamo reggendo bene, tutto sommato, dispiace per questi, perché oggi mi sono divertito un pochino a fare quello che poi ha fatto te, sì. se fosse stato con tutte le, diciamo, le rimonte che ha fatto l'Arezzo, non avessimo preso le rimonte che invece abbiamo preso, l'Arezzo era a ridosso di un paio di punti dall'Alessandria. Quindi sulla carta noi potevamo avere 5-6 punti più, insomma, tranquillamente, per quello che abbiamo espresso durante questo inizio campionato. Ci sono poi probabilmente ancora dei valori, Matteo, forse, che non sono venuti fuori, no? Perché comunque il Livorno è partito male, però aveva diversi giocatori fuori. Adesso vedremo con il ritorno, al di là del successo di ieri, che forse fa poco testo, insomma, ai danni del Prato. Ci sono squadre come il Piacenza, la Viterbese, se riuscirà a mantenere, ne dubito, questa posizione, se il Siena riuscirà a ritornare su, insomma, ci sono delle cose tutte da ancora io da dire, no? Io, a mio avviso, vedo più come squadre che hanno margini di crescita al momento, più il Livorno e il Siena che non la Viterbese, la Viterbese attuale, no? Perché sì, poi ha avuto infortuni, ha avuto alcuni sforzini. Ha avuto sforzini che si è infortunato, sì, insomma. Quindi non, secondo me comunque è, semmai il Livorno e il Siena, se riuscissero a compattarsi, a trovare un attimino la quadra anche dal punto di vista atletico, lì in quel caso allora potrebbero venire fuori. Per il resto credo che le prime tre saranno quelle. Sentiamo Benassi e Grossi. Sì, dispiace perché avevamo fatto un buon risultato, perché vincere qua non è facile, secondo me anche la classifica della Pistoiese è un pochettino bugiarda, perché sinceramente è una buona squadra. Poi siamo stati in vantaggio e su questo bisogna migliorare, già la prima e la seconda volta che ci capita, quindi e là bisogna stare un pochettino più attenti. Dispiace perché i 3 punti oggi erano importanti per sempre per la rincorsa, no? Però vediamo, ormai è andata, bisogna vedere perché stiamo facendo questi errori e cercare di migliorare, solo questo possiamo fare. A volte non è che puoi sempre giocare
alla grande, perché poi ci sono anche gli avversari, c'è un campo difficile, il campo ha detto anche bene, quindi noi pensiamo di trovare un campo ancora più pesante, invece è stato un buon campo. Purtroppo sì, erano 3 punti, perché delle volte quando giochi male e vinci ancora a livello di morale ti dà ancora più forza, però purtroppo il calcio è anche questo, succederà anche a noi qualche volta di vincere o pareggiare qualche partita al 95esimo. No, bisogna solo, è normale che quando giochi in casa al nostro stadio è normale che c'hai un pochettino più di sicurezza, però probabilmente a Livorno non possiamo neanche parlare di personalità, perché a Livorno quando pareggi per 26 minuti 11 contro 9 uno stadio importante, una squadra importante, significa la personalità ce l'hai, quindi ci sono delle caratteristiche, o ce l'hai o non ce l'hai. Forse un pochettino più di attenzione la dobbiamo mettere, è questa che probabilmente ci manca adesso, e se vogliamo fare quel saltellino bisogna stare più attenti sotto questo punto di vista. È mancata un po' di furbizia, nonostante non era stata una partita brillantissima, però non si può essere sempre superiore all'avversario, comunque c'è da dare dei meriti alla Pistoiese, eravamo in vantaggio fino all'ultimo minuto, quindi in questa situazione secondo me manca un pizzico di furbizia, si poteva sicuramente portare a casa bottino pieno, ma un pareggiato, l'importante sicuramente era non perdere, perché inizio partita magari comunque un pareggio fuori casa ci poteva anche andare bene, però per come è stata la partita è un peccato sicuramente. Comunque se si vuole fare un campionato di alta classifica, non si può essere sempre superiore all'avversario, bisogna essere bravi a vincere anche quando non lo si è, e ci siamo arrivati vicino questa volta. Sicuramente è mancato qualcosa, perché non è neanche la prima volta che ci facciamo recuperare, cercheremo di lavorare su questo, di essere un pochino più furbi, cercare magari in un momento di difficoltà di perdere un pochino più di tempo, perché quando siamo sotto noi gli avversari lo fanno sempre, quindi sicuramente sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. No, sto abbastanza bene, sono contento sicuramente per il gol, meno per il risultato, però io sto bene, ho avuto questo infortunio, ho avuto un problema alla caviglia che mi ha rallentato un pochino, però sto bene. Allora, vediamo anche così, giusto per dare un'occhiata, manca l'esito del posticipo di tra Piacenza e Como, però possiamo comunque vedere la classifica e l'Arezzo sembra aver trovato, come diceva Matteo, questa sua dimensione. Piacenza vedremo come arriverà, è una squadra che comunque fuori casa ha vinto 3 partite. A parte Alessandria e Cremonese, però, Alessandria ha vinto 5 partite fuori, la Cremonese ne ha vinte 4, è un campionato comunque dove ci sono pochi successi esterni, perché addirittura il Piacenza ha vinto 3 volte, poi tutte le altre, ci sono 6 squadre soltanto che hanno vinto 2 partite, poi tutto il resto ne ha vinta una o addirittura in 4 casi 0. Quindi è un campionato dove i successi esterni sono, almeno tolto le prime due, le altre fanno una gran fatica a vincere fuori casa. Sicuramente è chiaro che c'è un po' di equilibrio, tolto queste prime 2 squadre che, come abbiamo detto prima, sono, secondo me, sono come organico, proprio stanno rispecchiando. E la Cremonese è una squadra che sicuramente è un po' inferiore, però non lo so, in un certo senso l'abbiamo un po' rilanciata noi con quel risultato, perché da quando ha vinto con noi, diciamo, in una maniera roccambolesca, mi sembra che abbia sempre vinto la Cremonese, e l'Alessandria non poteva certo arrivare e vincerle tutte. Qualche passo falso lo fa, anzi l'ha fatto già domenica scorsa. Vuol dire che il campionato, se c'è quel dato che si vince poco fuori casa, è questo, che l'equilibrio regna, e noi bisognerebbe un po' approfittarne, perché poi secondo me siamo una bella squadra. Perché l'Arezzo con 5 successi in casa è lì che ha fatto poi gran parte dei punti, perché fuori casa l'ultimo successo è il 4 settembre a Carrara, con anche partite vero, sfortunate come Alessandria. È anche vero che noi abbiamo giocato sia a Cremona che a Alessandria, sì. Insomma, che questo, e a Livorno. Le tre più difficili, le tre più difficili le abbiamo già giocate fuori casa, quindi se queste 3 partite erano con squadre di media classifica, può darsi che qualche risultato... Però ti dimostra la gara di ieri che non è detto, no? Non è detto, sì, però insomma... Certo, giocare forse... Alessandria a Pistoia cambia. Certo. E bisogna vedere poi, perché in casa
la partita con Renate, diciamo, è stata abbastanza brillante, anche lo stesso Renate ha detto, insomma, abbiamo sbagliato gara, soprattutto l'allenatore ha detto no, soprattutto forse anche è stato merito dell'Arezzo. Le gare prima, insomma, l'Arezzo le aveva vinte di misura, anche per un po' di paura forse, no, comunque di non sbloccarla. Adesso in casa con una squadra che sicuramente viene a giocarsela il Piacenza, sarà una prova, un test interessante, no? Sarà un test interessante anche per capire quali saranno le decisioni che adesso farà il mister, perché poi lì davanti, pur mancando Moscardelli, però Polidori e Grossi sono andati bene o male un gol in queste due giornate. Ieri magari Polidori non ha brillato tanto, però era da solo contro due giocatori di peso e di esperienza, ha lottato, e adesso c'è da capire come evolverà, se si tornerà ai due punte, se si resterà con una punta sola, se rientrerà Moscardelli dall'inizio con Grossi trequartista. Secondo me in questo senso sarà interessante vedere la partita di mercoledì con il tutto cuoio, perché è chiaro che a mio avviso giocherà Moscardelli. Se dovesse giocare un solo tempo Moscardelli, quindi con la staffetta, si potrebbe aprire il ballottaggio. In caso contrario avremmo già un'idea chiara di come andremo a giocare con il Piacenza. Allora, adesso gustiamoci queste immagini dal settore ospiti di Pistoia. Sono immagini girate da Mario Borgheresi, che salutiamo e che ringraziamo per la possibilità di mostrarvele. Vedrete un po' di coreografie proprio con gli occhi della curva e anche il momento del gol di Grossi, visto sempre dalla curva. Insomma, sono belle immagini, insomma, cori anche da brivido, ci sono sempre, insomma, il gruppo che non manca mai. Forse era lecito attendersi qualche tifoso in più, anche perché, insomma, l'Arezzo si presentava dopo Livorno, no? Non si poteva attendere un'invasione maggiore. La giornata non era certo invitante per andare in una curva scoperta, però c'è da dire che il tifo dell'Arezzo è esemplare, perché, insomma, qualcuno l'ha fatto notare durante la settimana scorsa. Da noi il settore ospiti è quasi sempre vuoto, mentre noi siamo sempre presenti, e non siamo presenti in Toscana, perché siamo stati presenti in tutti i campi, anche quelli lontani. Insomma, andare a Cremona non era una passeggiata, o ad Alessandria. No, assolutamente. Matteo, Arezzo ha già ripreso gli allenamenti, dicevi appunto per il tutto cuoio, nonostante che comunque è una competizione, la Coppa Italia, per chi arriverà in fondo, che darà un pass privilegiato per i playoff alla fine, però ancora non solo l'Arezzo, un po' lo fanno un po' tutti, anche squadre, non solo il tutto cuoio, che non so adesso con quale formazione verrà, però non credo che ambisca a vincere forse la Coppa Italia, magari sì, però insomma diverse squadre, diversi allenatori sfruttano, come è successo gli altri anni, la Coppa Italia per dare spazio a chi gioca meno, nonostante che non è una competizione
abbastanza inutile come era prima, ma ha acquisito un certo valore. Assolutamente, poi tra l'altro l'Arezzo è inserita nella parte alta del tabellone, dove c'era il Livorno che è uscito, dove c'era l'Alessandria che è uscita, quindi sarà molto interessante, perché sarebbe un posto di privilegio per i playoff. L'Arezzo, nell'ottica di questa Coppa, da quello che si è visto anche stamani, potrebbe cambiare modulo, potrebbe tornare al 4-3-3 visto a Prato, potrebbe sfruttare giocatori comunque come Erpen, come Berzotti, come Corradi, come Moscardelli, che penso in tante altre squadre giocherebbero titolari, così come Milesi e Sabatino e anche lo stesso Sirri. Quindi insomma sarà un test importante per valutare tutta la rosa. Probabilmente sarà per pochi intimi, visto il mercoledì lavorativo alle 14:30. Tra l'altro ho visto una serie di notturne nei nuovi orari, credo sia c'è stato un po' un interscambio col Sud, che fin qui ha giocato spesso in notturna, adesso tocca una al mossa Gironia. Intelligente, molto considerando intelligente. Che si va verso inverno, una cioè, mossa ragazzo, da allora, dalle 18:30 qui era abbonato, adesso c'era alle 20:30 come orario, anche di domenica, anche, soprattutto sì, di domenica, finché non si passa al sabato, quindi ci attendono delle notturne domenicali da dicembre. Bene, in chiusura, sperando che sia anche bene augurale, il presidente Ferretti, noi andiamo a vedere un po' che cosa diciamo scrive il presidente, qual è l'umore presidenziale, e nelle scorse ore diciamo che ha condiviso questo, e noi speriamo che sia quantomeno di buon auspicio per il proseguimento del campionato. Noi siamo della sua parrocchia, presidente, no Matteo? Quindi diciamo che lo prendiamo come un buon segno per il futuro, affinché porti quello che deve portare. Bene, grazie ad Andrea Lanzi, grazie a Matteo Marzotti. Tra poco, per chi ci segue in replica alle 21, ci sarà Zona Dilettanti. Ci rivediamo la prossima settimana.